Allora, Dragon Age, titolo molto discusso, nella maggior parte negativamente. Io l'ho già iniziato più volte. Ho provato il mago, ho provato il guerriero, ho provato il ladro. Poco poco, non sono andata molto avanti. Avevo iniziato a registrare, ma poi ho abbandonato il tutto perché il mio computer è troppo anziano. Non riesce ad avere una grafica decente. Avevo anche provato a metterla a media, ma comunque c'era questo effetto sgranato, tipo, che dava veramente fastidio agli occhi. E per non diventare cieca ho dovuto togliere questo, perché altrimenti è sgranato. Ora mi tocca toglierlo. Quindi, adesso provo a registrare, faccio un altro tentativo e vedo se è decente. Io non pretendo di avere la qualità super, anche perché su YouTube non mi caga un cazzo di nessuno. Quindi mi accontento di decente e mi accontenterò di registrare le parti di I knew him trama. Lo as Solas. conoscevo come Smart, Solas, thoughtful, intelligente, loved to riflessivo, hear amava himself sentirsi talk. parlare, But long ma tanto ago, tempo fa he aveva had un a altro different nome. name, the Dreadwolf, Il temibile lupo, ancient elven l'antico god dio of elfico delle lies, or menzogne, o l'eroico heroic ribelle rebel nemico against della tyranny, tirannia, a seconda depending delle on which storie. story you believe. In his desperate Nella sua fight lotta against the disperata corrupt contro le elven divinità gods, elfiche corrotte, Solas Solas le imprisoned them, imprigionò creating a e veil creò un that velo che split our separava il world nostro from the raw mondo dalla magic magia of the grezza fade. dell'oblio. He had won. Aveva vinto, ma il velo costò caro agli elfi, But the veil la loro cost the magia, elves la loro everything. libertà e Their perfino magic, la loro their immortalità. freedom, even their immortality. Now, Ora Solas wants Solas to vuole tear squarciare down quel that velo veil e rimediare al and danno undo the causato, damage he anche se caused, questo significasse la even if that distruzione del means nostro our mondo. world has to burn. Somebody's gotta Qualcuno stop deve him. fermarlo. Ed And è qui that's che entri in where gioco you tu. come in. Ok, importiamo il personaggio. Qual era questo? L'ho modificato qu quasi niente rispetto a un preset che ho trovato, ma mi va bene così. Guerriera mi va bene così. Fazione, avevo scelto Acrobati del Velo. E qui ti spiegano il tuo passato. Quando c'erano in gioco delle vite, Rook ha disobbedito agli ordini per salvare alcune persone dai mistici pericoli di Arlathan. Durante una spedizione in alcune rovine nella foresta di Arlathan, gli Acrobati del Velo scoprirono rovine contenenti un importante sapere perduto e un pericolo mortale. Sopravvissuta a malapena alle antiche magie difensive, la piccola squadra di Rook recuperò una mappa inestimabile che conduceva a un'area nascosta della foresta. La sua squadra fuggì, ma altri Acrobati del Velo rimasero intrappolati. Rook scelse di tornare nelle rovine, salvando quelle vite, ma perdendo la mappa. Ma prima di tornare indietro non potevo consegnare la mappa a qualcuno. Ma vabbè. Venne poi acclamata per il proprio coraggio, ma la perdita della mappa generò del risentimento tra i capi degli Acrobati del Velo. Qui avevo scelto uno stile di gioco un po' normale, diciamo, almeno credo che sia normale. Nome Luxuria, ma tanto chi se ne frega perché ti chiamano Rook per tutto il tempo. Poi qui
Si può personalizzare l'inquisitrice. Io avevo fatto umana, donna. Cambiamola giusto un po', la facciamo più chiara. Poi le sopracciglia un po' meno importanti, ecco queste. Colore va bene così, va bene così. Gli occhi non mi ricordo come li avevo fatti, li facciamo viola. I capelli. Ecco, la concettura di questo gioco mi fanno veramente cagare. È triste sta cosa. Andiamo di questi, un po' base, via. Boh, a posto. Poi avevo fatto la romance con Cullen. Non mi ricordo se avevo sciolto l'Inquisizione o se l'avevo ceduta alla Chiesa. Proviamo a fare che l'abbiamo ceduta alla Chiesa. E facciamo che vogliamo salvare Solas da se stesso. Buona. Ok, andiamo avanti. Facciamoci andare bene la grafica che c'è, perché meglio di quello non posso fare, anzi il mio computer non può fare. So, where Dunque, were dove we? eravamo? Oh, Oh, right. giusto, Him. questo qui. Our best plan L'idea è is to quella di stop the fermare il temibile Dreadwolf lupo before he prima che can compia il perform suo his ritual. rituale. After following his trail Dopo aver across half seguito the le sue known tracce per world, mezzo mondo, we finally tracked him finalmente to l'abbiamo individuato a Amrathus, Mirrathus, capitale dell'Impero capital of the Tremente. Tevinter Imperium. But to find the Ma per Dreadwolf in a trovare il city temibile this lupo in big, una città così grande, we need a local ci serve un expert. esperto del posto. So, naturally, Ovviamente la nostra our storia story comincia come tutte le begins storie where all migliori, great nel stories locale più begin, losco della città with the e con un seediest bar contatto in town, scomparso. and a missing contact. Let's try this again. Riproviamo. Where's Dov'è Nevgalus? Nevgallus? You think you can come Pensi into di entrare my nel mio bar bar e and avanzare make pretese? demands? It's not a Non demand, pretendo it's an niente, è offer. un'offerta. Telling me what Dimmi I ciò need che to mi know, serve yes. e Just the non sa small più play here. furba. How do you figure, E che cosa ti sweet serve talker? in lingua lunga? Nevgalus is Nevgallus my è la only mia shot unica at finding opportunità per trovare il Dreadwolf. temibile lupo. I need to Devo know where sapere she dov'è. is. We were supposed to meet Dovevamo here, in incontrarci your qui, bar, nel tuo but locale, you ma hai let Ventori permesso ai venatori cultists di drag portarla her via? away. I didn't Non let ho them. permesso un bel niente. They paid Mi hanno me. pagata, So sta answer my stronza. questions and Perciò walk away with rispondi the alle mie coin. domande e vattene via con Or il spend denaro. it cleaning up Oppure the place usalo when per I'm ripulire il through. posto quando avrò finito. Your choice. A te la scelta. You're adorable. Sei adorabile. Piazza Dumat. Lì troverai Nevgallus. Dumat Plaza. That's where you'll find Nevgalis. Queste mani, tienile giù. Grazie. Thank you. Se You want to get yourself vuoi killed farti fighting the ammazzare affrontando Venatori? dei venatori, le It's your chiappe house. sono le tue. That offer's good for all L'offerta you vale anche do. per voi? No. No? If they won't listen to Se non you, vogliono they ascoltarti, can always possono listen sempre to ascoltare Bianca. Bianca.
piano con quelle frecce. Che adesso io le raccatto. Atomica Nevgalus è piazza Dumat. Ho sentito. Ecco perché tu sei la mia vice. Nonostante per la cronaca, potresti essere troppo affascinante per il ruolo. Varric, visto che ti piace parlare, per trovare una via d'uscita. Di cosa avrei dovuto preoccuparmi? C'eri tu a guardarmi le spalle? Sì, sì. Forza, Harding sarà preoccupata. Ma finisci quella birra. Ok, si torna al lavoro. Vedi, Varric, lui sì che se la finisce. Tutto ad un sorso. Spero che Nev sia brava a trovare le persone, come dici. È la miglior detective che abbia mai conosciuto. E se dice di avere una pista su Solas, io le credo. Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Should we be in more of a hurry to get out? Dacci di darci una mossa e lasciarla. Non vogliamo dare nell'occhio. Allontanati con disinvoltura. Trova Nevgalus e ferma Solas. Credi ancora di riuscire a convincerlo prima che dia inizio al rituale? Il rituale finirà per scocciare il velo, ossia la sola cosa che ci separa dall'oblio e da un'orda di demoni infinita. Devo riuscire a convincerlo. Un momento, non ho fatto niente, sta poveretta. Giù. Vogliono noi? Per quello che è successo al locale? Le notizie a Mirathus viaggiano veloce. Dobbiamo aiutarla. Vanno troppo veloce per i miei gusti. Non riesco a leggere. Non abbiamo tempo di farci arrestare, soprattutto se... Abbiamo un problema. Oh, crap. È troppo tardi. Il rituale è cominciato. Ma se ci sbrighiamo possiamo ancora fermare Solas. Andiamo. Harding è da questa parte. Potete dire permesso, chi è sta maledizione? Solas vuole evocare demoni? Credo che il velo si stia indebolendo e che stiano passando dagli squarci. E quando il velo sparirà completamente, allora l'intero mondo finirà per somigliare a questo. Questi fantasmini di Halloween. Da questa parte dovrebbe condurci Harding. Siete sicuro ora? Entrate e sbarrate la porta, il più in fretta che potete, ok? Grazie, signora. Harding, stai bene? Ho fatto il possibile per aiutare. Il rituale sta indebolendo il velo e qui c'è molta gente spaventata. E parecchi demoni. Erano anni che non vedevo così tanti, che non ne vedevo così tanti rompere dall'oblio. E voi due? State bene? Stiamo bene, ma dobbiamo muoverci. Concordo, Solas non aspetterà, e neppure noi. Il mio equipaggiamento è laggiù. Dov'è Nevgalus? Non era il luogo dell'incontro. I venatori sono arrivati prima. L'hanno presa prima del nostro arrivo e comprato il silenzio della proprietaria della taverna. Non mi sorprende che la nostra investigatrice abbia fatto arrabbiare una setta di maghi del sangue assassini, ma il loro tempismo è pessimo. La proprietaria della taverna dice che l'hanno portata a Piazza Dumat. Puoi condurci là, Harding? Non c'è problema. Ho visto Piazza Dumat mentre esploravo la zona e brulicava di venatori. Seguitemi. Ok, Perry, abbiamo compagnia. Buona. Un'altra barriera. Ma sembrava quella di me, non dei venatori.
Rick, Harding, il teppismo quasi perfetto. Nev, it's so good to see you. Che bello vederti. Credevamo che i venatori ti avessero rapita. Lo credevano anche loro. Parecchi venatori di questa città hanno un motivo per odiarmi. Sono stata al loro gioco, per capire chi volesse una resa dei conti a questo giro. Poi dal cielo hanno cominciato a piovere demoni. Ed eccomi qua. Molto bene. Rook, lei è Nev Gallus, la nostra esperta del posto. Ci aiuterà a trovare Solas. Nev, ti presento Rook. Harding e io l'abbiamo incontrata qualche tempo fa. Pensavamo ci servisse un esperto in guai. Rook, solo Rook. Semplice, incisivo, dritto al punto. Proprio come lei. Siamo venuti per salvarti. Pare che tu ci abbia anticipati. Salvarmi? Che gentili. Dicevi di avere una pista. Non ho visto Solas di persona, ma ho trovato tracce di antica magia, simile a quella delle rovine elfiche. L'ho individuato in un edificio oltre la Nostra Signora della Vittoria. È lì che si nasconde il vostro uomo. E allora andiamo, prima che questo suo rituale peggiori le cose. Peggiori? Il rituale sta già producendo più energia di una decina di maghi messi insieme. Dicevate che operava da solo. Dicevamo anche che si tratta di un'antica divinità elfica. Una divinità elfica? Beh, a ogni modo, sta causando guai nella mia città. Andiamo. Mi sono accorta adesso che le manca un piede. Nev. Quindi se prendiamo Solas, come si fa a chiamare, qual è il piano? Vuole abbattere il velo. Speriamo che quel rituale canalizzi tutta la sua attenzione. Lo prendiamo mentre è impegnato con il rituale, così non può combatterci? Ed è quella. In uno scontro diretto per noi sarebbe morte certa. Il tuo enorme finestra luminosa che vi stavo bla. Credo sia un Illuvian. Ne ho visto alcuni nella foresta di Alathan. Sono elfici. Un muro da passaggio fra due luoghi. Sola si usa per spostarsi velocemente. Deve averlo usato allora. Usiamolo anche noi. Non siamo più a Minrathus. Conosco questi alberi. È la foresta di Arlathan. Ed ecco il rituale. Il potere di cui parliamo è... mai visto niente di simile. Le scosse stanno peggiorando. Fantasmini! Guardate i miei occhi, io sto bene. Bene, da qui ci penso io. Mi sei sicuro? Nella maniera più assoluta. Voi tre tenete in lontano i demoni mentre bla bla bla. Harry, Solas non si fermerà solo perché un vecchio amico glielo chiede gentilmente. Solas serve qualcuno che gli mostri un'alternativa, così che possa giustificare un cambio d'opinione. Vai, tu lo conosci. Ti copriamo le spalle. Se c'è qualcuno che può farcela con lui, quello sei tu. Grazie, Rook. Sarà quel che è, ma rimane pur sempre un amico. E se non mi ascolterà, dovrò dare ascolto a Bianca.
Altri demoni. Fantasmini. Prenditi cura della squadra per me. Ehi, spiritosone, spero di non disturbare. È un peccato che non si possa fare la romance con Varric. Mi piace un casino qua. Il velo è una ferita infetta a questo mondo. Deve essere sanata. Attirando i demoni nel mondo? Ho preso le debite precauzioni per limitare i danni, Varric. Limitare? La gente sta morendo proprio adesso. Devi ascoltarmi. Per favore. Oddio, Bianca. Le persone muoiono sempre. È il loro destino. Merda, ci serve un piano migliore. Vuoi che ci pensi io? Non funzionerà, è troppo potente. E se interrompessimo il rituale? E come? Vedete quelle statue? Se spacchiamo l'impiegatura che reggono quella, crollerà tutto addosso a sola. È rischioso. Interrompere un rituale di tale portata avrà delle conseguenze. E i demoni? Varric ha bisogno che noi li teniamo lontani. Giusto. Voi due state qui. Alla statua ci penso io. Andate più lente, vi prego! Avete una cazzo di idea migliore? Ditemi. D'accordo, ma ti servirà aiuto. Vengo con te. Sono una maga, ci vado io. Comunque, qualcuno deve restare indietro a occuparsi dei demoni. Andiamo, Harding. Nev, tu pensi ai demoni. Contaci. Buono. Svegliamoci a fare sta parte che ho gli occhi morti. Perché? Perché abbattere il velo? Sapendo quante vite andranno perdute. Abbiamo condiviso un viaggio anni fa. Credi che lo farei se ci fosse un'opzione migliore? Il pilastro è indebolito, ma non cade. Dobbiamo spingerlo. Sono con te. Adesso lo buttano giù, cade la colonna. Hai fatto un lungo viaggio e hai compiuto uno sforzo coraggioso, Varric, ma questa storia non si conclude con la mia caduta. Cioè, c'era un pezzo di legno a tenere più sta statua e, insomma, non va esattamente bene con l'architettura del tempo. Ecco, la prima volta che ci ho giocato io qua a momenti piangevo. Varric. Oh no. Harding!
Sbzettete! Che cappucciata che ho preso! Già ero stupida di mio, proprio questo che sa! Bella vernice, ketchup, pittura. Non ti rendi conto di ciò che hai fatto? Solas? I know what I did. So cosa ho fatto? Ti ho impedito di distruggere il mondo. Non stavo distruggendo il mondo. Quando hai interrotto il mio rituale, le energie mi hanno condotto qui, dentro l'oblio. Ok, quindi tu sei qui per questo, ma perché io sono qui? Il tuo corpo fisico è privo di sensi, ma qualche goccia di sangue è versata nel luogo del rituale, basta mantenere il collegamento. Magia del sangue? Innanzitutto aborro l'uso della magia del sangue, e se avessi il potere di controllarti, lo avrei già usato. Ho capito. Mi hai portato qui per parlare. Di cosa? Degli Evanuris, o come li chiamate voi, le divinità elfiche, le creature che sono fuggite. In tempi antichi governavano sugli elfi, ma non era sufficiente. Non cercavano obbedienza, ma venerazione. Quando mi ribellai, si affidarono alla terribile magia della corruzione, corrompendo tutto, finché non li intrappolai. Grazie a te, però, adesso sono io in trappola. E le corrotte divinità elfiche sono libere. Per quale motivo dovrei fidarmi delle tue parole? Li hai visti fuggire dalla mia prigione? Ti ho visto anche abbattere il velo. Avevo un piano. Pare che diceva che avresti avuto una grande spiegazione su perché la colpa non è tua. Diceva che è nel tuo stile, mai bugie evidente, ma mezza verità atta a convincerti che stai facendo la cosa giusta. Comunque, ha provato a parlare con te e bla bla bla. Pare che ha trentanto in gamba nel camuffare la verità. Le stelle che sono scappate, hai detto che erano divinità? Loro dicevano di essere divinità. Corrotte, tiranniche, sadiche. Millenni fa impiegai tutto il mio potere per imprigionarle. Ma sono certo che ve la caverete. Fai del sarcasmo? Ti pare il momento? Quanto è grave la situazione? Il loro potere superava il mio perfino prima che accogliessero la corruzione. Ma tu li hai imprigionati con l'inganno. Avevo anche un pugnale rituale di puro lirium e una rete di specchi che mi portavano dal faro in tutto il mondo. Non ho nulla di tutto questo. In tal caso, temo che dovrei darti da fare. Sono un tuo problema questi qui dal nome impronunciabile. Ora è una tua responsabilità. Se andassero un pelo più lenti, io riuscirei a leggere tutto. Calma. Invece mi fa correre, non capisco una madonna quando leggo. Guarda un po' chi si rivede. Varric? È bello vederlo vivo. Stai bene? Ho visto solo a spugnalarti. Sei caduto a terra. Non basta certo una ferita sul superficiale a fermarmi. Tuttavia, credo che per un po' non sarò operativo.
What happened? Cosa è successo? I did my best to talk. Ho fatto del mio meglio per convincerlo, ma non mi ha dato retta, come sempre. He never does. The plan did go. Il piano è andato malino. Già, ne ha fatto uscire tutti per un soffio. Before you start worrying, prima che cominci a preoccuparti, Harding starà bene. She's è molto più curiacea di noi due. O almeno lo è molto più di me. Avrei dovuto escogitare un piano migliore. Avrei dovuto... Hai agito con quello che avevi e ce l'hai fatto comunque. Il mondo non brulica di demoni. Ma non è finita. Abbiamo intrappolato Solas nell'oblio, ma ci siamo lasciati scappare qualcosa. Qualcosa che... Luke, ce la puoi fare. Ho visto come lavori. Come la spedizione in cui perdesti quella mappa preziosa, ma salvasti i tuoi amici. C'è un motivo per il tuo coinvolgimento in questa faccenda di Solas. Sei intelligente, adattabile, e non sai quando è ora di fermarti. Rook? Rook? Sei sveglia? You're awake. Oh, la povera! Sorry, I didn't mean to. Scusa, non volevo disturbare. Stavo cercando delle radici elfiche. No, va bene. Volevo giusto sgranchirmi un po' le gambe. Oh, fai attenzione a dove cammini, Rook. Un passo sbagliato e cadrai in eterno. Già, tra tutti i luoghi, Luvian ci ha portato nell'oblio. Il luogo dove hanno origine i sogni. Ok. Allora sarà davvero il caso di guardarsi intorno? Sì, meglio. E dovremmo parlare di cose. Magari puoi chiamare Nev? Sto facendo un giro fuori. C'è una stanza con un tavolo in fondo alle scale. Ci vediamo là. Procedi, Rook. Io? Io devo dormire. Dormi, caro. See you later, kid. A più tardi. Riprenditi. Wow. Trovo un po' lugubre come posto. Look who's with us. Ma guarda chi c'è. Siamo davvero nell'oblio. Terra di magia grezza, incubi, e questo a quanto pare. Non è cosa da poco. Harding dice che dovremmo discutere di come procedere. Ha ragione, ma se mai ti servisse una pausa, dare un'occhiata in giro male non farà. Ok, salita di livello, mi metterò le abilità. Io direi, non so quanto corto, quanto lungo viene questo video, con tutti i tagli che farò, ma in ogni caso mi fermo qui, mi sembra un ottimo punto.